Questo audiovisivo è basato su interviste raccolte in Cile, fotografie e documenti autentici. Questo audiovisivo è stato realizzato dal Circolo La Comune di Roma, con la collaborazione del Teatro di Bois Lacté di Parigi. Milioni di uomini sono gli autori di questa narrazione e anni di lotte e milioni di morti. Perché è il popolo che domina la storia, perché è il popolo che la scrive col suo fuoco. Milioni di uomini e non un uomo solo sono gli artefici del movimento operaio. Cile 73. Anatomia di un colpo di Stato. Occorre che il popolo sappia come e per colpa di chi, ancora una volta, venne condotto alla sconfitta. Santiago, 30 agosto 1973. Plaza de Armas, 7 di sera. Manifestazione del Cordon Santiago Centro. Luchando, creando, poder popular. Luchando, creando, poder popular. Compagni, abbiamo tra noi stasera un compagno che si è conquistato il rispetto della classe operaia per la sua combattività, Jaime Faivovic. Stiamo vivendo ora decisiva che marcherà... Noi stiamo vivendo ore decisive per il destino del nostro popolo e della rivoluzione. Compagni, in questa ora così critica è necessario stabilire con chiarezza quali sono i compiti concreti che dobbiamo darci per abbattere la sedizione, il golpismo, il fascismo, la reazione, per eliminarli definitivamente, per eliminare per sempre l'influenza dell'imperialismo che pretende di continuare a manipolare ancora le sorti del nostro paese. Per abbattere la sedizione, il golpismo, il fascismo e la reazione. Luchando, creando, poder popular. Luchando, creando. Dichiarazioni raccolte da Le Figaro nei quartieri alti di Santiago nel mese di agosto. Le cose vanno malissimo, d'accordo? Ma io non ho mai guadagnato tanto come adesso.
Che ci posso fare se nell'albergo non c'è riscaldamento, se non c'è l'acqua calda nelle camere? La colpa è dello sciopero dei camionisti. Perché non ho abbassato i prezzi? Non mi faccia ridere. Cos'è colpa mia? Sfido. Il vantaggio del mercato nero è che non c'è bisogno di tenere una contabilità. Quello che ci vuole è il dollaro. Figurati, il cambio ufficiale è a 300 scudi e al mercato nero ne vale più di 2000. Non so se mi spiego. Ieri ho invitato certi amici al club Principe di Galles, al Carrera Sheraton. Il conto da ridere, meno di 5000 lire in quattro, e con caviale, aragosta e via discorrendo, con il dollaro a mercato nero. For strangers in the night. Cuando llegamos al gobierno, mejor dicho, sabíamos que enfrentábamos una dura lucha. Quando si è trattato di prendere il potere, o piuttosto, quando noi siamo arrivati al governo, sapevamo che ci aspettavano lotte durissime. E abbiamo dimostrato che eravamo preparati a realizzare in Cile trasformazioni profonde, economiche, sociali e politiche, indispensabili per stabilire le condizioni necessarie all'instaurazione del socialismo. Establecer las condiciones que hicieran posible la instauración del socialismo. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos. Juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. 4 novembre 1970. Salvador Allende diventa presidente del Cile dopo essere stato confermato dal Congresso ed aver ottenuto il 36,4% dei voti. Salvador Allende trova, lasciata dal predecessore Eduardo Frei del Partito Democratico Cristiano, la seguente disastrosa situazione economica, conseguenza di più di 100 anni di presenza in Cile dell'imperialismo inglese e nordamericano. Più di 300.000 disoccupati. Il capitale straniero controlla l'industria cilena. 80% della produzione chimica, 50% della metallurgica, 43% delle industrie alimentari. Inflazione durante il governo conservatore democratico cristiano in 10 anni, il 1000%. Debito totale del Cile, 4.226 milioni di dollari. Su 100 cileni, 10 si appropriano della metà del reddito nazionale, gli altri 90 si dividono il resto. 500.000 famiglie senza casa, altrettante vivono in baracche. Mortalità infantile, 87 bambini ogni 1000 nati muoiono nel primo anno di vita. Sostenuto da un'immensa spinta unitaria, Unità Popolare ottiene fin dal primo anno la nazionalizzazione del rame, dell'ITT e delle banche. Passaggio di 91 imprese all'area sociale, espropriazione dei fondi superiori agli 80 ettari, aumenti di tutti i salari, blocco dei prezzi e degli affitti. L'industria reagisce positivamente a questi stimoli e si creano 260.000 nuovi posti di lavoro, mentre l'inflazione scende al 22%. Poco a poco il popolo spontaneamente preme perché Unità Popolare allarghi le conquiste già ottenute. Interviste registrate con operai del cordone industriale Vicuña Mackenna nei giorni 6, 7, 8 agosto 1973. Creemos que es fundamental que en este momento todas las empresas, ¿cierto? Noi siamo convinti che in questo momento è fondamentale che tutte le industrie passino all'area sociale. Dopo il tentativo di colpo di Stato del 29 giugno, noi abbiamo occupato, per ordine della Centrale Unica dei Lavoratori, la nostra fabbrica. E abbiamo continuato l'occupazione per 30 giorni per ottenerne il passaggio all'area sociale. Il governo passa questa impresa all'area sociale. E noi stiamo peleando per questo. Compañero, la nostra fabbrica Sumar
Compagno. Nella nostra fabbrica, la Sumar, prima dell'arrivo di Allende al governo, il dirigente del sindacato era del movimento Patria e Libertà, il movimento fascista. I settori di sinistra della fabbrica, nel 70, hanno immediatamente iniziato un'azione contro di lui. Poi i sindacati si sono riuniti per prendere il potere in fabbrica e per prima cosa hanno deciso di occuparla. Pucha, claro que existe el mercado negro, pues compañero. Claro que sí. Porque los acaparadores no pueden... E però il mercato nero esiste. Gli accaparratori, quei figli di puttana, non possono essere colpiti. La destra in Parlamento si è opposta all'approvazione della legge contro i delitti economici. E così sul mercato nero non c'è controllo. Non si può controllare il mercato negro, compañero. Non si può. Guardate, compañero. Bueno, aquí nuestra fábrica, Comandari, pasó al área social. La nostra fabbrica, l'ex Comandari, è passata all'area sociale nel marzo del 72. Da noi tutti sono iscritti al sindacato. Il ruolo della CUT, la centrale unica dei lavoratori, è importantissimo. Non solo, ma la base la spinge su una via sempre più rivoluzionaria. Soprattutto le nuove organizzazioni di base, e cioè i cordones industriales, i comandi comunali, i comandi campesinos, che sono la base del nuovo potere popolare. Esos son los verdaderos órganos de poder popular. E grazie a nostro trionfo. Abbiamo vinto. E adesso vivremo finalmente come esseri umani. Abbiamo finalmente una casa. Noi, della popolazione Erminda della Victoria. Erminda della Victoria. Nació en el medio del barro. Creció como mariposa en un terreno tomado. Ecco, io quello che ho, questo pezzetto di terra che ho, l'ho avuto grazie al Mir. Prima non sapevo niente, non conoscevo niente. Nessuno mai mi aveva dato una mano. Mai. Non ho mai conosciuto che la merda. Tutta la vita l'ho vissuta nella merda. E adesso non vivo più nella merda. E continuerò a lottare con i compagni per arrivare al potere. Dicen que los ricachones, caramba, están muy bien, muy engañado. Il presidente Allende ha detto: io sono arrivato al potere per realizzare la trasformazione economica e sociale del Cile, per aprirgli la strada verso il socialismo. Il nostro obiettivo è il socialismo totale, scientifico e marxista. Durante il periodo elettorale, le forze reazionarie sono ricorse a tutti i mezzi per ostacolarci. Ebbene, hanno fallito. E siamo noi che abbiamo vinto. Vincere è difficile, ma non impossibile. Noi abbiamo vinto usando le loro regole del gioco. Il suo nome? John McCone. Professione? Membro del consiglio d'amministrazione della ITT, International Telegraph and Telephone. Da quando? Dal 1965. Cosa faceva prima? Ero direttore della CIA. E dopo il 1965? Ho continuato a far parte della CIA come consigliere segreto. Signor McCone, lei ha, sì o no, preso contatto con l'attuale direttore della CIA, Richard Helms, con Henry Kissinger e il generale Haig?
per offrire l'aiuto del vostro presidente, Errol Jeanine, e di tutta la ITT, per impedire che Salvador Allende riuscisse ad essere eletto presidente della Repubblica Cilena. Sì, è esatto. Il suo nome? Harold Jeanine. Professione? Presidente della ITT, International Telegraph and Telephone Company. Vede, noi abbiamo 200.000 azionisti e 400.000 impiegati in 70 nazioni. È vero che avete offerto il vostro aiuto per abbattere Allende in cambio di un aiuto finanziario equivalente a una somma con 7 cifre? Ecco, il fatto è che per farsi prendere sul serio dal governo degli Stati Uniti bisogna parlare di somme del genere. E dopo, signor Jeanine, cosa è accaduto? Da Hendrix e Bereyes, ispettori della ITT in Cile, ad Harold Jeanine, 17 settembre 70, personale e confidenziale. Con tutti i mezzi di cui disponiamo e usando le somme che conoscete, abbiamo cominciato a fare pressioni perché il Congresso elegga Alessandri e non Salvador Allende alla presidenza della Repubblica. Appena eletto, Alessandri darebbe le dimissioni e ci sarebbero nuove elezioni, il che permetterebbe a Frei di presentarsi senza succedere a se stesso. A questo punto Frei, come candidato di tutta la destra e del centro, dovrebbe battere Allende con estrema facilità. Oggi abbiamo avuto una buona notizia. Edward Corey, ambasciatore degli Stati Uniti a Santiago, ha avuto da Nixon mano libera per fare tutto, eccetto un'azione militare tipo San Domingo per impedire che l'elezione di Allende sia convalidata dal Congresso. ITT, International Telegraph and Telephone Company. Fondata a Cuba nel 1920 dal finanziere Sosten Ben. La prima filiale europea è in Spagna nel 1923. Segretario generale è il figlio del dittatore spagnolo Primo de Rivera. Nel 1933 la filiale tedesca dell'ITT sostiene il nazismo. Mr. Ben si gloria di essere il primo uomo d'affari americano ad aver incontrato Hitler. Direttore della filiale tedesca è Kurt von Schröder, banchiere nazista, incaricato della raccolta di fondi per la Gestapo. Poi promosso generale delle SS. La ITT in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale, possiede fra le altre fabbriche il 28% della fabbrica Focke-Wulfe, quella che costruisce i bombardieri del Terzo Reich. La rete telefonica e telegrafica, ITT, in Sud America, è durante la guerra a disposizione dei tedeschi, soprattutto per la guerra nell'Atlantico, la guerra ai convogli. Oggi la stessa rete è al servizio degli americani. Inchieste segrete, sorveglianza di persone considerate sospette. Nel 1972 controlla circa 7.500 aziende nel mondo in 70 paesi. Il suo fatturato nel 72 è stato di 5.250 miliardi di lire, il suo profitto netto di 290 miliardi, importo superiore al debito esterno annuo del Cile, che è il più pesante del mondo. La ITT è presente anche in Russia, dove ha installato centri di decodificazione di messaggi per l'Aeroflot. Sono in corso negoziati per la costruzione di alberghi e centrali telefoniche. In Italia sono della ITT la Face Standard, la Face Sud, la CET, la Siete, la Base, la Intercontinentale Assicurazioni, la Muzzi, la Fitem, la Ceme, la Gallino Sud, la Sirtal, la Elebore, la Istet, la Fimme, la ITT Standard, la Altissimo, la YS Auto, la Claude, la DPA, la Fispa, la Ulma, la Avis. La ITT in Italia, in queste sue fabbriche, dà lavoro a 15.000 operai. Il pueblo unido jamás será vencido! Il pueblo
evidentes e irrefutables que demuestran cómo la CIA y el imperialismo se han infiltrado en este país para aplicar... Esistono documenti incontestabili che dimostrano come la CIA e l'imperialismo si siano infiltrati in questo paese, come abbiano corrotto e subordinato molti uomini politici di destra, come li abbiano usati e continuino ad usarli per realizzare i loro piani eversivi, abbattere questo governo e instaurare in Cile una dittatura violenta, ma soprattutto per rendere impossibile il completo trionfo della rivoluzione. Il trionfo aplastante e definitivo della rivoluzione. Signor Ginin, nel 1970 il suo piano è fallito. Sì, esattamente. Lei ha fatto scrivere dal signor Merriam, suo vice, una lettera di 18 punti, indirizzata al signor Peterson, consigliere di Nixon, e la lettera è stata data in visione a Kissinger. Sì, esattamente. Questa lettera, datata 23 ottobre 1970, contiene i punti seguenti. Bisogna muoversi con calma, ma con estrema efficacia, perché il governo Allende non resista oltre i prossimi 6 mesi. Bisogna sospendere tutti i crediti delle banche americane e fare forti pressioni sulle banche straniere perché facciano lo stesso. Bisogna prendere contatto con le forze armate cilene e provocare il malcontento fra loro. Bisogna ostacolare Allende per via diplomatica ad ogni possibile occasione. Bisogna sovvenzionare largamente la stampa di destra e in particolare il Mercurio. Bisogna che tutta l'azione sia supervisionata e coordinata dalla CIA. Dalla Casa Bianca. Caro Merriam, grazie infinite per la vostra lettera di ottobre e per i documenti riguardanti la politica degli Stati Uniti rispetto all'America Latina. Ho letto attentamente i suoi documenti e li ho fatti avere a quei membri del mio gabinetto che si occupano della questione. È molto interessante per noi avere le sue informazioni e i suoi suggerimenti e stia sicuro che ne terremo conto. Le sono molto riconoscente per tutto il disturbo che si prende per farci pervenire tali documenti. Molto cordialmente, suo Henry Kissinger. Il comunismo internazionale ha detto che il suo scopo principale era quello di distruggere economicamente, politicamente, se necessario con la forza, il nostro mondo libero. Ecco il perché della mia preoccupazione. Non volevo certo regalare ad Allende la nostra compagnia ITT. Tra l'altro per me vale 153 milioni di dollari. Lui l'ha valutata soltanto 24. Vede, io credo che non ci sono che gli uomini d'affari che sappiano creare posti di lavoro per il popolo. E il popolo cileno merita più di quanto non gli offra Allende. Io ho 223.000 impiegati e 400.000 azionisti in tutto il mondo. È per loro che ritengo mio dovere usare tutta la mia influenza nella politica dei vari paesi. Io sono un grande ammiratore dell'impero britannico e mi dispiace immensamente che l'abbiano eliminato così in fretta. D'altra parte, non capisco affatto perché il governo inglese non appoggi i bianchi in Rhodesia. Ian Smith è un grande uomo di Stato. Per quanto ci riguarda, noi americani abbiamo difficoltà di tutti i generi, dovunque nel mondo, perché siamo troppo liberali. Io vi avverto e sostengo che se non vogliamo rimanere a corto di petrolio, dobbiamo occupare i paesi arabi. Signor Ginin, comprendo la sua posizione. Ma è esatto che durante il 70-72 lei ha condotto con Mosca negoziati per centri di comunicazione e una fabbrica di Pepsi-Cola? Sì, è esatto. Traiganme todas las
blanco sus blancas manos. Se gli Stati Uniti vogliono fare tabula rasa del principio dell'autodeterminazione dei popoli e di quello del non intervento, allora avranno una risposta degna di un popolo e di un governo. Ma, signor Presidente, ci sono tanti altri sistemi di aggressione, stretta economica, blocco dei rifornimenti, per esempio. Io credo che non lo faranno. Prima di tutto perché noi abbiamo agito sempre nel limite delle leggi cilene, nel quadro della Costituzione. È per questo che io ho sempre sostenuto che una vittoria ottenuta elettoralmente sarebbe stata la sconfitta di una certa politica che avrebbe avuto le mani legate da una nostra vittoria legale. La CIA e l'ambasciata USA a Santiago. Da NACLAS, Latin American and Empire Report, ottobre 73. In numerose occasioni, durante gli ultimi 20 anni, il governo degli Stati Uniti ha usato gruppi colpo di Stato come arma di estrema efficienza per combattere governi dalle tendenze antiimperialistiche. Questi gruppi sono composti da agenti operativi della CIA con particolari capacità tecniche per rovesciare i suddetti governi. In America Latina, per esempio, tali gruppi sono stati impiegati in Guatemala, 1954, Brasile, 1964, Bolivia, 1971, Uruguay, 1973 e oggi in Cile. Dei 10 specialisti CIA che sono stati identificati in posizione diplomatica nell'ambasciata USA a Santiago, 2 hanno partecipato al colpo in Guatemala del 54, 2 all'invasione USA della Repubblica Dominicana nel 65, 3 alle brutali operazioni di pacificazione antiguerriglia in Guatemala 1966-69, 1 in Congo nel 63 durante la guerriglia lumumbista, 1 durante il periodo del colpo di Stato in Ghana contro Nkrumah. Eccone i nomi. Davis Nathaniel, ambasciatore a Santiago, ex direttore del Peace Corps in Cile. James E. Anderson, ex analista dei servizi segreti delle forze aeree americane. Dean Rush Hinton, nella CIA dal 56. Harry Slodman, capo missione CIA a Santiago. Daniel Arzak, entrato al Dipartimento di Stato e alla CIA nel 53. John B. Tipton, specialista e ricercatore di servizi segreti alla CIA dal 58. Raymond Alfred Warren, entrato nella CIA nel 54. Arnold Isaacs, ha lavorato per la CIA dal 59 come specialista di ricerche dei servizi segreti. Friedrich Latrasch, analista dei servizi segreti fino al 54. Keith E. Willock, ha lavorato alla CIA dal 60 al 69 quale analista dei servizi segreti. Questi 10 specialisti sono stati inviati e hanno prestato servizio all'ambasciata americana di Santiago tra il 70 e il 73. En estos instantes mismo, de nuevo, el imperialismo y la CIA. In questo stesso momento, nuovamente, l'imperialismo e la CIA si stanno legando ad alcuni strati della cittadinanza. E perché non dirlo, visto che tutto il popolo lo sa e lo disapprova, si stanno legando anche a certi elementi che indossano l'uniforme e complottano da traditori per provocare un golpe destinato a distruggere con la violenza il nostro processo rivoluzionario. Destinato a tronciare este processo. Ottobre 72. Marcia della democrazia organizzata da DC e Partito Nazionale.
serrata dei trasportatori, dei negozianti, dei professionisti, della Confindustria cilena, organizzata da DC e Partito Nazionale. La DC rigetta l'invito di Allende a discutere la situazione. La serrata di ottobre costa al Cile circa 150 milioni di dollari. Unidos en sindicato, no nos moverán. Unidos en sindicato, no nos moverán. Y el que no cree. Gennaio 73. La DC e Partito Nazionale rigettano in Parlamento la richiesta di Unidad Popular di varare una legge contro il mercato nero. Aprile 73. Il Tribunale Costituzionale si dichiara incompetente a decidere sulla questione di maggioranza dei due terzi, questione fondamentale presentata da Allende. La DC e il Partito Nazionale si oppongono alla legge sulla riforma della scuola. La DC lancia lo sciopero dei minatori de El Teniente. Solo il 5% dei lavoratori è in sciopero e riceve aiuti dalla borghesia e dalla reazione. Tuttavia la produzione è ferma per circa due mesi. Construyendo el socialismo, no nos moverán. Construyendo el socialismo, no nos moverán. La DC e il Partito Nazionale lanciano una campagna di sabotaggi e combattimenti stradali. Il governo dichiara lo stato di assedio. Il Parlamento e il Senato lo respingono. Maggio 73. I duri della DC prendono il controllo del partito e chiudono ogni possibilità di dialogo. Giugno 73, tentativo di golpe del colonnello Super del secondo blindato de Santiago. Y con un golpe de Estado no nos moverán. Y con un golpe de Estado no nos moverán. Del que no cree. Luglio 73, la DC e il Partito Nazionale presentano la legge sul controllo delle armi, la Ley de Armas, che Allende, nonostante il parere contrario della sinistra rivoluzionaria, insieme al Partito Comunista accetta e promulga. La legge prevede che i militari possano effettuare perquisizioni in cerca di armi, dovunque, in qualsiasi momento e senza alcun mandato di perquisizione né controllo giudiziario. La sinistra chiama immediatamente la Ley de Armas la Ley Maldita. Signor Presidente, come pensa di rispondere a queste forze eversive? Le combatteremo con la forza della legge. Durante il periodo elettorale abbiamo detto che ci saremmo serviti di certi punti dell'attuale Costituzione per preparare la Costituzione del popolo. In Cile questo si può fare. Noi governo presentiamo un progetto e il Congresso lo respinge. Noi allora abbiamo la possibilità di ricorrere al plebiscito. La realtà cilena permette di cambiare la Costituzione, pur rimanendo nei limiti della Costituzione, per mezzo del plebiscito. ...29 settembre 1970. Memorandum confidenziale indirizzato al signor Al Hendricks, ispettore della ITT a New York, e trasmesso dagli uffici della ITT a Buenos Aires. Quelli che vogliono bloccare Allende si basano realisticamente sulla possibilità di un rapido deterioramento dell'economia. Bancarotte, fallimenti, chiusure di fabbriche. Cosa che farebbe nascere un'ondata di violenza tale da provocare un golpe militare. Altra cosa importante, la disoccupazione e i disordini interni potrebbero ugualmente portare al clima di violenza necessario per obbligare i militari ad agire. 19 gennaio 1972. Estratto dal discorso del Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon. Perciò, quando un paese espropria degli interessi nordamericani senza provvedere a ragionevoli compensazioni, noi dobbiamo ritenere che gli Stati Uniti non vorranno continuare a sostenere rapporti economici bilaterali.
nella situazione di esproprio alla quale ci siamo riferiti, riteniamo che il governo degli Stati Uniti ritirerà la sua garanzia ai crediti che stanno per essere negoziati con il Cile dalle banche di sviluppo. Il Dipartimento di Stato, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento del Commercio hanno continui scambi di vedute con il mondo degli affari sul tema della protezione degli interessi nordamericani, per migliorare la conoscenza della situazione sia del governo che dei privati. Il Dipartimento di Stato ha organizzato, su mia richiesta, un apposito ufficio con l'incarico di seguire i casi di espropriazione in Cile per conto del Comitato per le Politiche Economiche Internazionali. Rapporto del CARIC, Comitato per Azioni e Ricerche sui Servizi Segreti. Washington, ottobre 73. Varie tattiche sono state applicate dal Comitato per le Politiche Economiche Internazionali per provocare in Cile il caos economico e convincere così le forze armate a farsi avanti per restaurare l'ordine. Ecco in sintesi il comportamento adottato dai principali organismi internazionali, dominati dagli Stati Uniti, e dalle banche private americane per quanto riguarda i crediti indispensabili alla vita economica del Cile. Organismi internazionali. Export-Import Bank, dipendente dal Dipartimento del Tesoro americano. AID, Agenzia per lo Sviluppo Economico Internazionale. World Bank, Banca Mondiale. Inter-American Development Bank, Banca di Sviluppo Interamericano, controllata per tre quarti da interessi nordamericani. Tutte queste istituzioni e organismi hanno praticamente negato ogni credito al Cile a partire dal 1970. Banche private. Chase Manhattan, Chemical, First National, Hanover, Morgan. Questo gruppo, composto dalle principali banche nordamericane, a partire dal 1970 ha ridotto dell'80% i crediti al Cile. Contemporaneamente al blocco dei crediti e pertanto alla impossibilità di importazione in Cile dagli Stati Uniti di beni essenziali per l'economia cilena, altre misure sono state prese sul piano internazionale per provocare il caos economico in Cile. Gli Stati Uniti hanno posto l'embargo su tutti i crediti, gli attivi, i depositi di valuta, i magazzini e i beni cileni negli Stati Uniti. Embargo del rame cileno nei porti olandesi, francesi, italiani. Manipolazione del prezzo internazionale del rame da parte degli Stati Uniti e sua caduta a livelli mai toccati negli ultimi 20 anni. Tuttavia, nei 3 anni di governo di unità popolare, i crediti e gli aiuti all'esercito cileno non sono stati annullati o diminuiti, ma aumentati. Prestiti concessi nel 71-72, 22 milioni di dollari. Prestiti concessi nel 73, 10 milioni di dollari. Prestiti già previsti per il 74, 10 milioni di dollari. Queste somme superano del doppio quanto già concesso nei 4 anni precedenti. Prestiti per l'addestramento degli ufficiali cileni. Nel 71-72 50.000 dollari, nel 73 1 milione di dollari. Tutte le decisioni per l'embargo economico contro il Cile sono state coordinate da uno speciale gruppo formato dal Council on International Economic Policy, CIEP, Comitato per le Politiche Economiche Internazionali. Capo del direttivo del Council, dottor Henry Kissinger. Da NACLA's Report on Chile, gennaio 73. 20 persone negli Stati Uniti, sia quali membri del CIEP, Comitato per le Politiche Economiche Internazionali, che della Casa Bianca, sia come membri del Dipartimento del Tesoro
e del Dipartimento di Stato hanno preparato, deciso ed attuato la politica di strangolamento dell'economia cilena. Queste 20 persone fanno tutte parte delle maggiori banche e imprese industriali e commerciali degli Stati Uniti. Così come in ottobre del 72 ci si è serviti ancora una volta di quelli che chiamano settori gremiali corporativi, in particolare di quello dei camionisti. Conosco! Io conosco bene la storia di questa serrata criminale fatta contro gli interessi del popolo e del Cile. Noi tutti conosciamo bene il capo della mafia dei camionisti, il signor Villarin. Il signor Villarin non possiede un solo camion, non è nemmeno iscritto al registro commerciale dei camionisti, non ha alcuna veste per parlare a nome dei camionisti. Villarin non fa altro che utilizzare questa serrata per provocare l'asfissia e la caduta del governo. Sencillamente con un pretesto para provocar la caída y el colapso de este gobierno. El Sur, giornale conservatore che ha appoggiato alla serrata dei camionisti, ha stimato in 1.172.000.000 di escudos la perdita totale provocata all'economia cilena dalla serrata in soli 20 giorni. Y por llevar a cabo esta política que consideramos justa. Per eliminare per sempre la linea politica che noi riteniamo giusta, essi hanno chiesto che io fossi allontanato dal mio posto al Ministero dei Trasporti. Io ho fatto presente che questo non era altro che un pretesto per scoprire il grado di forza o debolezza del governo. Poi i colpi sono stati diretti contro un altro uomo, un militare, un patriotta che merita l'appoggio del popolo senza riserve. Un uomo che all'interno del governo è stato un baluardo contro le forze golpiste, civili e militari, il generale Prats. E attuarono entonces en contra del general Prats. 23 agosto 1973, Santiago, fabbrica di alluminio Fantuzzi. Dichiarazione di Hernán Ortega, dirigente rivoluzionario, presidente della Coordinadora dei Cordones Industriales di Santiago. La CUT chiama mañana una manifestación per respaldare a Prats. La CUT ci chiama domani a manifestare per Prats. Ma gli operai dei cordones sono stanchi di manifestazioni e poi si finisce anche per confonderli e frustrarli. La funzione di Prats non è affatto chiara. Per un certo tempo è sembrato l'uomo forte dell'esercito, capace di dirigere una specie di golpe bianco. Oggi sembra chiaramente scavalcato dai generali e dai settori golpisti più reazionari. Ma noi non ci dobbiamo fidare dei militari. Su questo le masse non hanno dubbi. Per esempio, dopo la formazione del nuovo Ministero dei Militari, tutti hanno capito che era un grave arretramento. E noi dovremmo mobilitare per Prats. Ma è assurdo. L'unica via d'uscita che ha Allende è di appoggiarsi alle masse. Siamo qui per questo. Ora vamo a mobilitarnos per Prats. Però si è un assurdo. La unica salida che tiene Allende è appoggiarsi ai lavoratori. Estamos aquí para esto. Tre giorni dopo il golpe, il 14 settembre 1973, il generale Prats, ormai in Argentina, dichiara: io,
Non sono a capo di nessun gruppo ostile al governo militare. Ho dato le mie dimissioni dalle forze armate come ministro della difesa il 23 agosto scorso. Ora sono un semplice cittadino. Io non ho la minima intenzione di fare politica né di creare fratture all'interno del carattere istituzionale delle forze armate. Io mi sono sempre battuto per l'unità dell'esercito. E finalmente han terminado pidiendo lo que se proponían desde un comienzo. Ma adesso le forze reazionarie non si accontentano più di dimissioni di funzionari governativi o di generali democratici. Oggi essi vogliono le dimissioni del presidente Allende. Ora piden la renuncia de Salvador Allende. No, non mi faranno prendere l'aereo in pigiama. Io non cercherò rifugio in nessuna ambasciata. Se loro vorranno provocare una rivolta militare, la rivolta ci sarà. Ma in ogni caso, noi aspetteremo che loro la provochino. Presidente, non chiudete gli occhi. Lo scontro sarà inevitabile e sanguinoso. Disarmate i cospiratori. E con che cosa? Datemi i mezzi per farlo. Mobilitate la base. Soltanto l'azione diretta delle masse riuscirà a fermare il golpe. E quante masse ci vogliono per fermare un carro armato o abbattere un cacciabombardiere? Senatore Corvalà, non le sembra che il fatto che le forze popolari in Cile siano disarmate faciliti il trionfo di un'insurrezione di destra come è avvenuto in Bolivia con il rovesciamento di Torres? Bene, andiamo con ordine. La classe operaia e il popolo hanno le loro armi. Una delle più potenti è lo sciopero generale. Non c'è dubbio che di fronte a un tentativo del genere, questo è l'orientamento della centrale unica, i lavoratori del paese faranno uno sciopero completo e nazionale. Occuperanno le industrie. E questo già sarebbe molto importante, io direi decisivo. Ma in più, il proletariato e il popolo potranno contare, e io credo che conteranno, anche su altri strumenti, su tutto ciò che si troveranno tra le mani, fino agli strumenti di lavoro trasformati in armi per la battaglia. Infine, nel corso della lotta, potranno disporre di alcuni mezzi bellici, soprattutto gli esplosivi, poiché il Cile è essenzialmente un paese di minatori. In ogni caso, il nemico deve sapere che non avrà via libera per il golpe, per la sedizione, che il popolo e il proletariato sono pronti a schiacciare qualunque tentativo reazionario con la massima energia. Settembre 1973, Roma. Intervista del senatore comunista cileno Volodia Teitelbaum. Le forze reazionarie cercano impudentemente di impegnare le forze armate in un'avventura. Certo, le forze armate non possono vivere in una torre d'avorio, subiscono l'influenza del mondo, come la Chiesa e qualsiasi altra istituzione. La destra cerca di mobilitare qualche cerchia familiare di qualche generale e ammiraglio. Ma la grande maggioranza dell'esercito è rimasta fedele al senso profondo della sua missione costituzionale, obbedendo al potere civile. Esercito costituzionale? Esercito non politico? Esercito al di sopra delle parti? Compañero, tu eres un dirigente del Mapo, ¿verdad? Sí, del Mapo Garretano. Compagno, tu sei un dirigente del MAPU? Sì, del MAPU Garreton. Ti occupi di problemi militari? Sì, sono responsabile del fronte di vigilanza del nostro cordon. L'esercito cileno è costituzionale? Insomma, credi nella missione dell'esercito come garante della costituzionalità? Sì, senz'altro. Fino a che questa costituzionalità sia e rimanga quella borghese, finché cioè il potere, quello vero,
rimanga nelle mani della classe borghese. Senti, questa è l'ufficialità cilena. Circa la metà degli ufficiali viene dall'alta borghesia, il 40% dalla classe media e solo il 12% dalla piccola borghesia. Gli ufficiali superiori, maggiori, colonnelli, generali, più di 2/3 viene dalla classe media agiata e molti hanno precisi legami di interesse e di famiglia con la grande borghesia. Molti generali e ammiragli sono stati colpiti personalmente dalle riforme agrarie. Solo gli ufficiali hanno diritto di voto in Cile. In Cile c'è un generale ogni 1000 soldati e un colonnello ogni 200 soldati. Solo gli ufficiali hanno diritto a voto in Cile. E hay un generale cada 1000 soldados e un colonel cada 200. Compañera, tú eres dirigente del frente de vigilancia de tu población. Sì, compañero. Compagna, tu sei a capo del fronte di vigilanza della tua popolazione? Sì, da un anno, anche se ho 6 figli. Cosa pensi dell'esercito? Come lo vedete voi da qui? Pensate che sia veramente un organismo, un istituto non politico, al di sopra delle parti? Senti, io ho 2 figli nell'esercito e sono milicos, soldati semplici, perché noi poveri siamo sempre soldati semplici. Allora io penso che no, l'esercito non è al di sopra delle parti. L'esercito qui da noi ha sparato sempre quando faceva comodo alla borghesia. Sparato contro i cileni, contro i poveri, contro di noi. A Iquique, 2500 morti. E a Antofagaste, a Valparaíso. E non solo nei tempi andati. A Santiago, nel 46, 8 morti. E poi nel 57, 18 morti. E a El Salvador, nel 66, 8 morti e tanti feriti. E nel 69, a Puerto Montt, 9 morti e 30 feriti. Nel 69, capisci? Non ai tempi antichi. Solo 4 anni fa. Sotto Frei. Hace solo 4 anni, en el tiempo de Frei. Bueno, compañero, tú eres del MIR y te ocupas de la campaña que tu partido está haciendo por el ejército, ¿verdad? Sí, exactamente. Compagno, tú sei del MIR e ti occupi della campagna che il MIR sta facendo per l'esercito. Sì. Cosa pensi della tesi molto diffusa, perlomeno in Europa, della differenza dell'esercito cileno in quanto a rispetto della costituzionalità? L'esercito cileno ha cominciato nel 1891 a deporre il presidente Balmaceda con un colpo di Stato. E poi di colpi di Stato, quelli aperti, chiari, alla luce del sole, ne ha fatti altri 3 negli ultimi 40 anni, nel 24, nel 25 e nel 32. Ne farà o ne tenterà un altro quest'anno nel 73? Noi crediamo di sì. Noi del MIR, alla costituzionalità, alla democraticità dell'esercito cileno e degli eserciti borghesi in genere, non ci crediamo affatto. Alla democrazia borghese. Ese è il pensamento del movimento Izquierda Revolucionaria del MIR. 30 agosto 1973, Santiago, coordinatore di Maipú. Dichiarazioni di Hernán Ortega. Le pedimos al presidente que hablara con nosotros. Chiediamo al presidente che dialoghi con noi. Noi siamo il vero sostegno di questo governo, altro che i militari costituzionali. È la classe operaia che sola può combattere i golpisti. Ma per questo abbiamo bisogno di armi vere e ne abbiamo poche e cattive. Che possiamo fare se bombardano le fabbriche? C'è un piano della FASH per bombardare tutto il cordon Cerrillos e la zona di Maipú con il napalm. Nessuno ci ha ancora detto che cosa fare in questo caso. E se vengono con i carri armati, ai miei compagni che gli dico di fermarli con le biglie d'acciaio? Noi l'abbiamo detto che la ley de armas che Allende ha accettato di promulgare invece di vetarla è stato il nostro suicidio. Nosotros hemos dicho que la ley de control de armas que Allende promulgó en vez de vetar, será nuestro suicidio. 1973, 7 luglio. Fuente Alba, presidente della DC, è obbligato a dimettersi. Patricio Aylwin, rappresentante della linea Frei, lo sostituisce. Aylwin, in una dichiarazione congiunta dei partiti di opposizione, attacca Allende accusandolo di essere ormai anticostituzionale e fuori della legge. 27 luglio. L'assistente da campo del presidente Arturo Araya viene ucciso a colpi di mitra sul balcone di casa sua da Patria e Libertad. La DC tenta di addossare la colpa all'ambasciata di Cuba. 30 luglio. Aylwin inizia un dialogo trappola con Allende. Richieste: disarmo del popolo, approvazione della legge sulle 3 aree della proprietà,
militari al governo quale garanzia, riconsegna di aziende espropriate. La sinistra rivoluzionaria si oppone al dialogo di vertice. 31 luglio, inizia la nuova serrata dei camionisti. Tutti i trasporti si arrestano, la vita del Cile è paralizzata. 3 agosto, il dialogo con la DC è impossibile. La DC richiede che non solo i militari entrino nel governo, ma che in tutti i posti di comando intermedi della macchina statale vengano chiamati dai militari. Il dialogo è interrotto. 9 agosto. Allende chiama i 3 comandanti delle forze armate e il capo di Stato Maggiore a far parte del nuovo gabinetto. Allende dichiara: questa è l'ultima opportunità. La sinistra rivoluzionaria dichiara: il gabinetto del compromesso non arresterà il golpismo. L'esercito, la marina e l'aviazione applicano con estrema durezza, con intenti provocatori e per saggiare la volontà e la forza del governo, la legge per il controllo delle armi, la Ley de Control de Armas. La stampa di destra, in collusione con ufficiali reazionari, monta campagne allarmistiche su ingenti ritrovamenti di armi durante allanamientos in fabbriche e poblaciones. 17 agosto. Riunione del Corpo degli Ammiragli a Valparaíso presso il comandante in capo Toribio Merinos. I servizi segreti della Marina sostengono di aver scoperto un complotto mirista nella flotta. Centinaia di sottufficiali e marinai sono arrestati e torturati. 18 agosto. Il generale delle forze aeree, Ruiz, si dimette da ministro dei lavori pubblici. Tentativo da parte di ufficiali delle forze aeree fedeli a Ruiz di iniziare un golpe. La direzione del MIR riconosce pubblicamente che il processo per il golpe è in atto e decide di entrare nella clandestinità. 20 agosto. Riunione di generali e ammiragli che chiedono a Prats di dimettersi. Inizia la serrata totale dei commercianti, dei professionisti e di settori di impiegati privilegiati. 22 agosto. Risoluzione dei parlamentari e senatori democratico-cristiani e del Partito Nacional che dichiarano ormai illegale il governo di unità popolare. Essi fanno presente ai ministri militari che il loro dovere, il loro giuramento di fedeltà alla Costituzione e alla legge, la natura dell'istituzione alla quale appartengono, li obbliga a porre immediatamente termine alla gravissima situazione del paese, provocata dal comportamento irregolare, arbitrario e sedizioso del signor Allende. Questa risoluzione, per quanto costituzionalmente illegittima, è una vera e propria dichiarazione di guerra, dando ai militari golpisti una copertura per la rivolta. 23 agosto. Prats si dimette. Il generale Augusto Pinochet Ugarte è nominato comandante in capo delle forze armate e giura fedeltà alla Costituzione nelle mani di Allende. 24 agosto. I generali Pickering e Sepúlveda si dimettono dal gabinetto. Altamirano, Garretón e Enríquez sono denunciati dalla magistratura quali istigatori di una presunta rivolta antigolpista nella Marina. 31 agosto. Il ministro ammiraglio Montero si dimette. Diventa capo della Marina José Toribio Merinos. 4 settembre. Il popolo scende in piazza per l'ultima manifestazione. 1,5 milioni di compagni. 5 settembre. Frei e Alwin riuniscono tutti i dirigenti provinciali della DC e fanno loro approvare una risoluzione che chiede le dimissioni del presidente Allende. 7 settembre. L'ambasciatore americano parte nella mattina per urgenti consultazioni a Washington. Ritorna a Santiago 36 ore dopo. Domenica mattina, 9 settembre. Santiago del Cile, martedì 11 settembre 1973. I carri armati circondano il palazzo presidenziale della Moneda. Sono le 9:45. Questo è l'ultimo discorso al popolo di Salvador Allende. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.
La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Chile. Soldados de Chile, comandantes de dirigencia de titulares, y almirante Merino, que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del carabinero. Gli aerei hanno bombardato le antenne di Radio Magallanes e hanno interrotto le ultime parole del presidente. Ormai ho 65 anni. Sono troppi per diventare un dirigente clandestino. D'altra parte mi rifiuto di essere un presidente in esilio. Per questo non mi avranno vivo. Tocca a voi, che siete ancora giovani, organizzare la resistenza. Sono le ore 12. Tra poco il compagno Salvador Allende verrà ucciso nel suo studio. Santiago, 11 settembre 1973. Diario Oficial de la República de Chile. Junta de Gobierno de la República de Chile. Decreto della Costituzione della Giunta Militare. Il comandante in capo dell'esercito, generale Augusto Pinochet. Il comandante in capo della Marina, ammiraglio José Toribio Merino. Il comandante in capo delle forze aeree, generale Gustavo Lee. E il comandante generale dei carabinieri, Cesar Mendoza, si sono riuniti e hanno constatato: primo, che la forza pubblica formata costituzionalmente dalle forze armate di terra, di mare e dell'aria, unitamente al corpo dei carabinieri, costituisce l'organizzazione che lo Stato si è data per garantire la sua propria integrità fisica e morale e la sua identità storico-culturale. Secondo, di conseguenza la sua missione suprema è di salvaguardare prima di tutto i valori permanenti della nazione cilena. Terzo, che il Cile è coinvolto in un processo di distruzione sistematica di tali valori a causa dell'introduzione nel paese di una ideologia dogmatica di principi stranieri marxisti-leninisti. La giunta assume il comando supremo della nazione per restaurare i valori cileni, la giustizia e le istituzioni e far avanzare il Cile sulla via del progresso. La giunta garantisce il potere giudiziario, rispetterà la Costituzione e le leggi della Repubblica, nei limiti permessi dalla congiuntura, per meglio realizzare gli scopi che si è prefissi. 13 settembre. Dichiarazione ufficiale del presidente della Democrazia Cristiana Cilena, Patricio Aylwin. Gli avvenimenti che vive il Cile sono la conseguenza del disastro economico, del caos istituzionale, della violenza armata e della crisi morale alla quale il governo deposto ha condotto il paese. Il passato dimostra che le forze armate e i carabinieri non cercano il potere. I propositi di ristabilimento della normalità istituzionale, della pace e dell'unità dei cileni espressi dalla giunta militare di governo interpretano il sentimento generale e meritano la cooperazione di tutti i settori. 12 settembre. Dichiarazione ufficiale del presidente del Partito Nazionale, Onofre Jarpa. Il regime marxista è crollato sotto il peso della sua incapacità,
del suo settarismo, della sua immoralità, dei suoi crimini. Le forze armate e i carabinieri hanno intrapreso una difficile missione di rettifica, guidate dal profondo significato della loro esistenza istituzionale. Ringraziamo le forze armate e i carabinieri e auguriamo loro ogni successo nella patriottica decisione di rinnovare l'impulso creativo della nazione. 13 settembre. Il presidente della Corte Suprema, Manuel Urrutia Manzano, dichiara: quale presidente della Corte Suprema, a conoscenza dei propositi del nuovo governo di rispettare e far compiere le decisioni del potere giudiziario, manifesto pubblicamente il mio più grande compiacimento a nome dell'amministrazione della giustizia del Cile. Mi auguro che il potere giudiziario in futuro compie il suo dovere così come fino ad oggi lo ha compiuto. Settembre. Nella chiesa centrale di Santiago viene celebrato dall'arcivescovo Raúl Silva Enríquez un Te Deum di ringraziamento, alla presenza della giunta e di alte personalità civili. Dalla predica dell'arcivescovo: chiediamo al Signore che non ci siano né vincitori né vinti, e per questo, per ricostruire il Cile, vorremmo offrire a coloro che in ore tanto difficili hanno preso sulle loro spalle la pesantissima responsabilità di guidare i nostri destini, tutta la nostra disinteressata collaborazione. L'ex presidente González Videla dichiara: non ho parole per ringraziare le forze armate per averci liberato dalle grinfie marxiste. L'ex presidente Eduardo Frei dichiara: vengo in questa chiesa insieme ai rappresentanti della Chiesa per pregare per la pace e la ricostruzione della patria. Il presidente della Corte Suprema, Urrutia Manzano, dichiara: la base legale del colpo di Stato dell'11 settembre? La più antica base legale del mondo. L'autodifesa del sistema. L'ex presidente Jorge Alessandri, troppo emozionato, si è limitato ad abbracciare il generale Pinochet. Settembre 1973. Discorso tenuto alla televisione dal generale Pinochet. Non so quanto durerà tutto questo, ma noi non abbiamo ambizioni. Noi siamo uomini senza avvenire. Il nostro proposito è di consacrarci completamente al recupero del paese. Io non sono un assassino. Detesto prendere provvedimenti contro i miei compatrioti. Ma se è necessario, sono disposto a farlo. Nessuna pietà per gli estremisti stranieri venuti ad uccidere i cileni. Cittadini, denunciateli al più vicino posto di polizia. 28 settembre. Comunicato diffuso dalla giunta su tutte le stazioni radio e televisive e sul Mercurio e Terza Ora. Ogni informazione che permetta di arrestare una di queste 17 personalità politiche e sindacali, di cui a seguito diamo la lista dei nomi, sarà ricompensato con la somma di 500.000 escudos, più tutto il denaro trovato in possesso delle personalità in questione. Sì, sono il colonnello Pedro Ewing. Colonnello, lei è il nuovo segretario generale di governo. Sì, è esatto. Colonnello, è vero o è falso quanto si scrive in Europa a proposito dell'enorme numero dei morti? No, è falso. Noi abbiamo fucilato non più di 8 persone dall'11 settembre in poi. È tutto. Mi chiamo John Barnes e sono giornalista di Newsweek. La settimana scorsa io, John Barnes,
Mi sono presentato alla morgue municipale di Santiago. Preso di contropiede dalla mia sicurezza e dal mio tesserino stampa, l'impiegato di guardia mi ha lasciato passare. Al pian terreno c'erano 150 cadaveri e al primo piano altri 150. Tutti erano completamente nudi. Tutti avevano i segni delle pallottole sparate a bruciapelo sotto il collo, vicino al mento. C'erano anche alcuni cadaveri femminili. Erano tutti giovani. Il giorno dopo sono ritornato con un amico per avere un testimonio e con una macchina fotografica. C'era la stessa quantità di cadaveri del giorno precedente, ma non erano gli stessi. Dopo ho saputo dalla figlia di uno degli impiegati della morgue che soltanto alla morgue municipale di Santiago erano arrivati 2.796 cadaveri nei 14 giorni dopo il golpe. Un prete che ho incontrato mi ha detto di aver visto 200 studenti morti nella Università Cattolica. Un becchino mi ha raccontato di aver visto partire con una certa regolarità verso il mare elicotteri carichi di cadaveri che poi tornavano vuoti. Qué linda es la democracia en este hermoso país, qué hermosas son las callampas que se pueden construir. Roma, settembre 1973. Dichiarazioni ufficiali degli onorevoli Flaminio Piccoli, Giorgio Almirante e Amintore Fanfani. Soy democrata, tecnocrata, plutocrata, ipocrita. Il compianto per le vittime, la riprovazione per i metodi repressivi, non cancella in alcun modo una precisa valutazione degli eventi negli ultimi tre anni, che hanno visto non il progresso, ma la degradazione del sistema di libertà cileno. Malgrado tante circostanze favorevoli, malgrado tanti punti di forza, malgrado il sostegno non formale e verbale del mondo comunista, Allende è caduto nel momento stesso in cui i militari cileni hanno scelto la strada della nazione. Mentre, senza pretese e senza riserve, la Democrazia Cristiana partecipa allo sforzo comune che impegna i partiti sostenitori del governo Rumor. Per la nostra responsabilità politica, che è preminente, diciamo che noi non consentiremo mai che gli errori consumati in Cile entrino nella vita italiana, impedendo alle forze politiche democratiche di dominare la situazione e di garantire uno sviluppo civile che sia sempre dominato dalla libertà. La Democrazia Cristiana non sarà mai disponibile per confuse esperienze miste di libertà e di coercizione, di giuste riforme e di infeconde improvvisazioni, di belle parole e di pessimi atti. Confuse esperienze che hanno portato prima alla scomparsa del benessere e poi alla perdita della libertà. I militari confermano così che non è pensabile un'alleanza neppure tattica, neppure momentanea tra coloro che vestono la divisa della loro patria e coloro che, essendo comunisti, non hanno né patria né Stato. Soy democrata, tecnocrata, plutocrata, ipocrita. Non ci sono frontiere,
in questa lotta a morte. Compagni, nel nostro paese operano le stesse forze che hanno abbattuto Unità Popolare e arrestano, torturano, uccidono migliaia di compagni. I padroni e i loro strumenti di dominio sono sempre e dappertutto gli stessi. Cile ci prova ancora una volta, sulla pelle dei compagni, che lo Stato borghese si abbatte e non si cambia. La historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más, la historia que han escuchado de nuevo sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarlos, acabarlos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. También será nuestro el mar. Para todos, para la libertad. Luchemos por los derechos, de todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie lo sabe ser. No hay que ser pobre amigo, es peligroso. El pobre amigo es peligroso.
peligroso que hablar, amigo, es peligroso que hablar, amigo. Una foto como hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Una foto como hermano, hermano, será de nos vencerá. Esclavizarnos jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr.